21 marzo ritorna la primavera e si rinnova la memoria, l'impegno e il ricordo delle vittime innocenti delle mafie nella sua 24esima giornata. Quest'anno il corteo, organizzato da Libera e da Avviso Pubblico, ha visto la partenza da Piazza del Popolo a Ravenna, per poi proseguire per le vie della città e arrivare ai giardini pubblici. Oggi è la giornata della memoria e dell'impegno, ricordo di tutte le vittime delle mafie. Le vogliamo ricordare tutte, ma fare cosa? Non un mero ricordo, non è retorica. La nostra Libera non fa retorica della memoria, Libera sprona l'impegno attraverso la memoria. Quindi il fiorire dei fiori è il fiorire del nostro impegno. Mia madre e i miei fratelli sono morti in un attentato preparato per uccidere il giudice Carlo Palermo, ma oggi li voglio ri ricordare che camminano insieme a noi per scrivere il cambiamento. Libera vuole lasciare un messaggio ai ragazzi. Noi partiamo dalle scuole perché crediamo che sia fondamentale arrivare direttamente ai ragazzi, a loro, anche perché è veramente un passaparola. Quale scuola primaria siete? Di una scuola di Cervia, scuola Carducci. Scuola primaria di Castiglione di Cervia. E cosa significa portare qui dei giovanissimi? Allora, per noi significa tanto perché sono già anni che grazie all'amministrazione comunale di Cervia stiamo facendo un percorso con i nostri ragazzi nelle nostre scuole, proprio per liberi dalle mafie, abbiamo già partecipato a diverse iniziative, quindi è stata un'occasione. Per noi essere qui è una manifestazione della nostra partecipazione, perché i giovani sono importanti, perché i giovani sono il nostro futuro e quindi renderli partecipi di una manifestazione così amata, così seguita e anche nello stesso tempo così frequentata ci permette di dire la nostra. Siamo dell'IC2 Cervia, scuola media.